Proprio in questi giorni si è conclusa la gara della riqualificazione di Viale Kennedy, una gara in cui ci sono state diverse partecipazioni. Proprio la prossima settimana andremo ad aprire le buste per poi aggiudicare il lavoro e quindi iniziare proprio l'opera. Un'opera importante di risistemazione di quello che è uno spazio di percorrenza di ciclabile, ma non solo, anche per i pedoni e di asse stradale e di parcheggi che oggi in maniera selvaggia vengono utilizzati perché spesso ingombrano quella che è la carreggiata, creando un pericolo un po' per tutti, perché purtroppo questo accade. L'intervento consiste nella realizzazione di una ciclabile ampliando un po' quella che è la sezione che è oggi attualmente per far sì che sia a doppio senso, perimetrata con un cordolo che separerà quindi la ciclabile dalla strada. Di fianco, invece dalla parte proprio prospiciente, quindi che si affaccia alla ciclabile, i parcheggi, non che oggi vengono in maniera selvaggia, come dicevo prima, parcheggiati a spina di pesce, invece saranno in fila e quindi si creerà un nuovo spazio a ridosso delle abitazioni per creare un marciapiede con degli autobloccanti filtranti che quindi andranno a correggere anche tutto quello che è un sistema di mitigazione idraulica, nel senso che ogni qualvolta ci saranno delle piogge, saranno traspiranti e quindi non si creerà più l'effetto dell'allagamento. Oltre, diciamo, questo importante intervento, andremo anche a riqualificare tutto il marciapiede, quello che congiunge la ciclabile e la congiungerà con una rampa proprio per abilitare anche le persone con disabilità, facilitarle l'accesso e quindi in questo marciapiede che arriverà sino a Via Roma l'attraversamento di Viale Gramsci per poi arrivare al Pincio. Sarà una riqualificazione con un materiale di Levocel, quindi di ghiaia lavata, si amplierà l'accesso perché finalmente quel marciapiede potrà essere fruito in sicurezza per le dimensioni e lo sgombero, il materiale sia da pedoni che da ciclisti. E nello stesso tempo, proprio per favorire, diciamo, anche lo spostamento di grandi mezzi, nella parte di Viale Kennedy, a ridosso del parcheggio, subito dopo la curva, andremo ad arretrare quello che è il cordolo, proprio per favorire lo spostamento dei grandi mezzi e la curvatura, senza creare poi problemi a quelle che sono le macchine e persone. Oltre questo, su Viale Kennedy si creerà come legame dal ponte che viene dal canale verso gli istituti scolastici, lì una piattaforma rialzata proprio per andare ulteriormente ad accelerare quello spazio. È un intervento molto importante, parliamo di un intervento di 275.236 euro che fa parte dell'ITI, si creeranno quindi 30 posti auto tutti in fila con 24 posti invece per moto e cicli e come dire è un intervento importante perché va a regolare, quindi in qualche modo a riordinare, ma nello stesso tempo a mettere anche in sicurezza tutto quello che oggi era uno stato magari di degrado in tutti i sensi di quell'arteria.